ragazzi, allora, questo sarà una specie di FAQ in live dove risponderò alle vostre domande. Visto che avevo intenzione di riattivare anche il secondo canale nel mese di agosto, forse verrà caricato proprio sul secondo canale in questi giorni. Farò The Forest. Probabilmente sì. Sto solo cercando di capire perché mi lagga mentre registro. Ho visto che sono usciti aggiornamenti e adesso si può salvare. Quindi, insomma, è una cosa abbastanza positiva. Cioè, posso fare dei progressi, salvarli e continuare quei progressi. Quindi può venirci fuori anche una serie fino a prova contraria. E sono contento di questa cosa. Quindi sì, farò The Forest. Allora, la chat è andata in slow mode perché si iscrive in tantissimi. Giustamente impazzisce tutto e prima di esplodere il server, cosa fa? Manda lo slow mode, ovvero che potete rispondere solo ogni tot di tempo. Farai ancora video con anima? Certo che li farò. Quando riprenderai a giocare a FIFA? Ti sei perso il video di oggi perché oggi è uscito un video sul canale proprio di FIFA. Vai all'isola d'Elba, ma dove di preciso? Allora, all'isola d'Elba, ti dirò la verità, non ho mai capito se porto ferraio o Porto Azzurro, non l'ho mai capito. Quindi in uno di questi posti, però non starò in una sola spiaggia, ma cercherò nel corso dei giorni di visitarle un pochino tutte insieme ai miei amici. Siamo sei ragazzi, siamo in due macchine e cercheremo di farle un po' tutte. FIFA con la tua ragazza. Allora, FIFA con la tua ragazza, mi sono girato perché qui c'è FIFA, non perché c'è la mia ragazza lì dietro. Ci sta, può darsi, però devo comprare un joystick nuovo della Play 4 perché ho solamente un joystick, quindi può darsi. Non vedo un'ora di chiamare un cane e chiamarlo Leroy. Perché Leroy? Il cane lo chiamerò se lo prenderò. Wiki, mi sa. Wiki. Wiki, little Wiki. Yes, I love Wiki. Wiki, Wiki, Wiki. Quando ti sei fatto il buco nell'orecchio? Ah, questo qui, il 21 dicembre 2012, quando doveva finire il mondo. Ovviamente era palese, non sarebbe finito il mondo, però ho detto con un mio amico che saluto perché si chiama Brando, mio amico mi segue sempre. E abbiamo detto, facciamo una cosa che ci ricorderemmo, facciamoci un orecchino, ci siamo fatti l'orecchino. Mentre questo qui, ragazzi, quest'altro, lo vedete? Questo non l'ho fatto da molto, l'ho fatto due volte. La prima volta mi fece infezione, me l'avevano fatto troppe volte, troppo sul bordo, quindi dovetti toglierlo a febbraio, e ad aprile l'ho rifatto e adesso nulla, ce l'ho qui, però voglio cambiare l'asticina perché non mi piace molto questa. Come ti trovi con la tua scheda video? Sono sincero, la mia scheda video non è niente di che, anzi, è una scheda video abbastanza scrausa, se così si suol dire, che sostiene per adesso i giochi che ho, però per esempio The Forest mi lagga. E non è colpa della RAM, perché ho 16 giga di RAM, è colpa per forza della scheda video. E infatti la comprerò a settembre, per questo ci sono anche. Aspettate, voglio vedere una cosa. Voglio controllare una cosa nelle donazioni. L'altra volta nella streaming mi furono fatte delle donazioni, appunto con messaggio scritto proprio: questi sono per aiutarti a comprare la scheda video. Se non sono state fatte in questo video e non ho ringraziato nessuno, mi dispiacerebbe troppo. Quindi fatemi vedere. Esatto, me lo immaginavo. Ivano Vinario mi ha fatto una donazione di un dollaro, che voi magari dite che non è niente, però se tanti di voi magari dessero un dollaro, a me aiuterebbe a comprare magari delle cose. Ora nessuno, fermi, nessuno è obbligato a donare. Io non saluto solo coloro che donano, cerco di salutare tutti. In primis però saluto gli iscritti al canale, loro li saluto. E questo Ivano ha donato un dollaro che pur essendo una cifra piccolina è sempre di grande aiuto perché soldi su soldi si mettono da parte e si acquistano delle cose. Devo anche acquistare un nuovo monitor perché il passaggio dal nuovo monitor a quello vecchio mi stanca tanto gli occhi. Ha una risoluzione diversa questa da quello e quando guardo quello mi dà parecchio fastidio. Voi direte, vabbè, non è necessario, infatti è una cosa secondaria. Fatemi vedere altre domande. Fermi, 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 fermi. Aggiornamenti con Save the Children. Questa domanda la volevo soprattutto per un motivo. Perché allora nel video che vedrete sabato, il vlog, ci sarà la prima foto che ci è arrivata di Save the Children. Sto andando a prenderla. Sto andando a prenderla. Ok. Dovrebbe essere salvata. Adesso ve la metto in live. Aggiungi immagine.
Lei si chiama Manar, è una ragazza di 7 anni e noi stiamo, in poche parole, sostenendo lei. Stiamo sostenendo questa Manar. Allora, Manar, apri. Ok. Lei è Manar, vedete? È una ragazzina. Ora vi leggo quello che mi è stato scritto da Save the Children. Allora, caro Stefano... Aspettate, mi metto più in qua io. Aspettate. Ok. Allora... Caro Stefano, eccomi qua. Mi chiamo Manar, ho 7 anni e vivo con la mia famiglia nella comunità di Harab El Shnalba, credo si pronunci, in Egitto. Scarica la mia fotografia, così vedrai subito come sono, mentre pian piano imparerai a conoscere me e la mia famiglia. Quando puoi, scrivermi una lettera e raccontami qualcosa di te, non vedo l'ora di conoscerti. Un giorno potrai anche venire a trovarmi e vedere con i tuoi occhi quello che fai per me e per tanti altri bimbi della mia comunità. Save the Children ti indicherà come organizzare il viaggio. Grazie per il tuo aiuto, è bello sapere che in un paese lontano c'è qualcuno che contribuisce a cambiare il mio futuro. A presto, Manar. Entro 20 giorni riceverai via posta l'immagine, la foto che avete visto. Cioè, ragazzi, rendetevi conto che noi stiamo aiutando questa bambina a crescere nella sua vita. Tutto questo grazie al canale, cioè... È qualcosa di incredibile, io sono contento ormai di avere quasi 90.000 iscritti e di sfruttare questa cosa per il bene del mondo, cioè, benché lo so che non risolveremo la fame nel mondo noi da soli, però per esempio, vi faccio un esempio, PewDiePie, con la campagna di donazione che ha fatto tipo un milione, no, quant'era, un milione di dollari? Non vorrei dire una puttanata, però tipo 400.000 dollari li aveva presi. Se non sbaglio. Ecco, lui sicuramente ha aiutato tantissime persone. Quindi la cosa migliore che posso fare, che possiamo fare insieme, è aiutare gli altri in questa cosa. Cioè, coloro che sono stati meno fortunati di noi. Perché se voi state guardando questo video, o avete un cellulare, avete un computer, ecco, io immagino che questa ragazzina, Manar, non ce l'abbia un cellulare o un computer. Cioè, lei probabilmente sa che noi la stiamo aiutando, ma non ha neanche modo di vedere chi siamo per aiutarla. Quindi ora io contatterò Save the Children, se non ora, quando tornerò dall'isola d'Elba, per scrivere una lettera dove appunto spiego che non sono solo io ad aiutarla, ma siamo tutti insieme, giustamente. Capito? Se avete compreso quello che volevo dire. Ora leverò la sua foto, altrimenti sembra che la tengo per niente. Allora facciamo così. Ok, elimina righe selezionate, a posto. Caccino dice: io ho donato 20 euro in Save the Children. Grandissimo, è una cosa davvero di cuore. Io non è che ho donato una cifra precisa. Io pagherò ogni mese dei soldi, cioè un abbonamento praticamente mensile a Save the Children. E una volta che saranno finiti i soldi ricevuti appunto dalla campagna, continuerà a scalare dal mio account soldi ogni mese, soldi su soldi. Io farò questa cosa anche se non mi sosterrete voi, ma sono sicuro che mi sosterrete, perché a settembre voglio fare un'altra campagna di Save the Children. La voglio fare, quindi se sarete con me per donare anche 2-3 dollari, farà veramente la differenza, ragazzi, questa cosa, ve lo posso assicurare. Vedo una donazione di Pasquale Di Nardo di un dollaro. Grazie mille, Pasquale. Ora, il peccato è che non potete lasciarmi dei messaggi voi che mi fate la donazione. Mi farebbe davvero piacere questa cosa. Vediamo un po' altre domande. Giochi horror con la tua ragazza? Forse sì. Ci sta, ora lei al mare, è in Puglia fino ad agosto. Io vado all'isola d'Elba fino ad agosto, quindi né io la vedo, né purtroppo la vedremo sul canale, purtroppo. Sei mai stato a Pistoia? Sì, ovvio sono stato a Pistoia. Io ogni mese dono 10 euro a Save the Children. Grandissimo Wall Extreme, sei un grande. Nico Zek 99 mi chiede se fumo. Ragazzi, ora probabilmente direte è inutile fare il moralista, tanto non è detto che tutti ti ascolteranno, è vero. Però io penso che fumare sigarette sia la cosa più stupida che ci possa essere. Non prendetela come un'offesa diretta a voi, ma al genere del mondo in generale. Perché pagare dei soldi per farsi del male alla propria salute, ai propri polmoni, ai propri denti, denti gialli diventano, ma si può vedere una persona con i denti gialli? Per fumare, ragazzi, non si può. Prenderò FIFA 15? Sì, comunque, rispondo a chi ha scritto. Comprando un PVR, quali sono le probabilità di ottenere la partner? La partner non si ottiene con il PVR. Cioè, la partner si ottiene tramite dei network
che se vedono che fai visualizzazioni, ti offrano come, tra virgolette, un lavoro dove le tue visualizzazioni sono retribuite. Il pagamento, l'ho spiegato anche Anima recentemente in un video, non è un pagamento stabile da dire 100 euro al mese, 200 euro al mese, no, è una cosa che può variare a seconda del CPM, che è il cost per mille delle visualizzazioni. Sono informato su questa cosa perché ci ho fatto la tesina della mia maturità, e quindi varia a seconda di quante visualizzazioni fai. E soprattutto, ragazzi, dalle visualizzazioni monetizzate, perché voi dovete capire che di tutte le visualizzazioni che un canale accumula, gran parte sono non monetizzate perché dal cellulare non sono visualizzate le pubblicità, e tante con adblock, cosa che, ragazzi, ora vi farò un discorso serio, probabilmente anche un video sul secondo canale un giorno. Adblock, non voglio fare ora il moralista, però è sbagliato. E voi direte: perché è sbagliato? In poche parole, come funziona il mondo del web? In questo momento noi siamo su un sito che campa di pubblicità. Twitch TV, infatti, campa, cioè soldi veri dati da sponsor. Quante volte su Twitch avete visto la pubblicità di The Last of Us? Tantissime, immagino. Perché questo? Perché Twitch mette la pubblicità, viene pagato, lui mantiene i server, permette alla gente di streamare, di mandare la pubblicità e di guadagnare. Se pur per puta caso tutti voi, tutti coloro che sono su Twitch, non usassero Adblock, quelli che pagano per mettere la pubblicità gli dicono a Twitch TV: ascolta Ciccio, io ti do 200, esempio, 200 euro al mese per mettere la mia pubblicità sui video di chi fa le streaming, e loro non la vedono perché usano Adblock? Vaffanculo, e gli levano cioè questi fondi da Twitch, che può sempre meno pagare, meno rutti, no? Sempre meno serve meno di qualità, sempre più schifoso. Per esempio, noi in questo momento abbiamo un server abbastanza buono in confronto a quello che avevamo all'inizio, che faceva decisamente cagare. La storia di andare a vivere con il Tano. Allora, era una storia molto interessante perché in quei periodi io lavoravo, avevo uno stipendio fisso mensile e quindi avrei potuto pagare un affitto, pagare le bollette, pagare il cibo, assieme appunto al Tano, una specie di gaming house di due persone. Nonostante entrambi avessimo un lavoro al di fuori del gaming. Poi purtroppo io non lavoro più dove lavoravo, quindi non ho più uno stipendio fisso. Le uniche entrate monetarie che ho sono quelle di YouTube. E come vedete le sperpero tutte perché, che ne so, ho comprato lo schermo, ho comprato la fotocamera, ho comprato, fatemi pensare, queste magliette ultimamente. Poi devo andare all'Elba, quindi in vacanza, cioè non ho entrate monetarie così alte purtroppo da poter permettermi di vivere da solo. Ed è per questo che tuttora sono in casa di mia mamma, con mia mamma e mia sorella, perché i miei genitori, per chi non lo sapesse, sono separati. Dove hai preso la PS4? L'ho comprata a MediaWorld a 400 euro sonanti con il mio primo stipendio che ho guadagnato nella mia vita. Ho comprato la PlayStation 4 perché, cioè, erano soldi guadagnati da me, ho deciso di spenderli così anche per investire nel canale, nonostante in quel periodo non facessi video sul canale. Ti laureerai? Ragazzi, questo è un tasto dolente perché ho sempre studiato molto quando andavo a scuola, nonostante non mi piacesse poi tantissimo, però perché sapevo che studiare era importante. Però adesso non faccio università e non penso di iniziarla a settembre, anche perché sono già stato un anno fermo lavorando e purtroppo probabilmente non mi laureerò. O almeno non in un futuro vicino, magari in futuro lontano farò una laurea di 3 anni per avere un titolo di studio in più. Devi venire in Sardegna per qualche anno. Sarebbe bello, la Sardegna è bellissima. Quali giochi comprerò sicuramente? The Division. The Division lo voglio assolutamente portare sul canale, anche The Crew probabilmente. Sono giochi veramente belli che devo assolutamente fare. Fai uno scherzo telefonico alla tua ragazza. Allora, in questo momento lei è al mare e il pomeriggio lascia il cellulare a casa, che si porta a fare il cellulare in spiaggia. Sì, per fare qualche foto, a mettere su Instagram, così, però non gli interesserebbe. Lo faremo in un altro video, non vi preoccupate, ci sarà l'occasione. Entro quanto ci saranno le tue magliette su Cup & Coke? Questa è una domanda molto interessante. Allora, io ora, sarà la millesima volta che lo dico, vado al mare. Quindi purtroppo non potrò rimanere in contatto con il sito, perché ci parliamo via mail ovviamente. Li ho già contattati, gli ho già dato delle immagini, dei loghi molto interessanti, e mi hanno detto che il sito probabilmente già da agosto sarà implementato con le magliette mie.
quelle del, appunto, di cui ho parlato sulla pagina Facebook. Quindi se volete dategli un'occhiata. Comunque poco fa era successo una specie di disguido con un gruppo di disegnatori su Facebook e non volevo farci un video a parte, però mi premeva dirlo magari in un live, visto che abbiamo chiarito con queste persone che io la richiesta l'avevo fatta in buona fede, non cercando niente di professionale. Probabilmente nessuno di loro guarderà questo video, però insomma mi preme dirlo perché è una cosa che mi è rimasta impressa nella mente per qualche giorno, quindi lo voglio dire. Che io cercavo un qualcosa tipo di amatoriale, cioè un favore in cambio di un favore. È ovvio che se avessi cercato una prestazione grafica professionale sarei stato il primo a dire sì, sono disposto a pagarla, anche 20-30 euro, anche perché è una cosa bellina, cioè io voglio un logo fatto per bene. Infatti se vedo che le magliette vi piacciono sarò anche disposto a fare una cosa del genere. E nulla, era successo un macello con queste persone, però sono contento di aver chiarito. Ho chiesto scusa se ho offeso appunto queste persone per questa richiesta che avevo fatto e a posto. Vorresti mai farti un tatuaggio? Mi chiede Rapids Clan, che è un iscritto. Sì. Mi piacerebbe farmi un tatuaggio, però i tatuaggi vanno scelti con cura, ragazzi, perché magari ti fai una cosa sbagliata, cioè per sbagliata cosa intendo? Stai con una ragazza, ti fai la sua lettera qui, tatuata sul petto, vi lasciate dopo un mese e lo prendi in culo perché poi ti rimane per tutta la vita. Quindi bisogna fare le scelte con cura. Potrò sicuramente, magari, non lo so, scrivermi il nome di qualche familiare, perché i familiari restano per sempre. Quando è che rifai Hearthstone? Allora, domani sul canale esce Minecraft e domani l'altro è giovedì Hearthstone sul canale, purtroppo non di Naxxramas l'espansione, perché esce domani e domani vado via, quindi ci sarà un video normale di Hearthstone dove giocherò un mazzo tranquillo. Hai mai fatto dello sport e ne fai ancora? Ho fatto tanti sport, ho provato il nuoto, ho provato pallavolo, tennis, basket, calcio, li ho provati tutti. Ma uno mi chiede se farò mai altri video su GTA 5, probabilmente sì, in futuro. Non ho mai trovato uno sport che veramente mi piacesse, se non l'e-sport, l'electronic sport, cioè è vero, cioè magari io non sono a livello proprio di gamer, assolutamente. Però se mi mettessi assolutamente guadagnerei capacità di e-sports. Come EA Sports in a game, hai capito? Vuoi sposarti? Beh, sono un po' giovane ancora. Cazzo, ho solamente 20 anni, compiuti quest'anno, ragazzi, cioè c'è tempo per sposarsi. Città preferita d'Italia? Beh, ragazzi, non biasimatevi, però Firenze. Firenze è la piccina. Ho fallito. Non mi ricordo come fa la canzone, però tipo dice Firenze è la piccina, è anche casa mia, è vista dal piazzale, appare una bambina. E non mi ricordo come fa la canzone di Pieraccioni, però dice una cosa del genere. Farai ancora Happy Wheels? L'ho fatto tanto tempo fa, ragazzi, è un gioco un po' bislacco. Però in futuro vediamo, dai. Farai un tatuaggio se la tua ragazza è il nome di tua mamma? Ma cosa c'entra? Cioè, farò un tatuaggio se... non lo so su cosa voglio fare un tatuaggio, ragazzi. Magari con il logo di Superman su da qualche parte. Quando hai conosciuto la tua ragazza Marina? Ci siamo conosciuti una sera in centro a maggio. Fatti crescere la barba. Non ce l'ho, ragazzi, non ho barba. Non posso farmi crescere la barba se non ho barba. Non posso. Questa del tatuaggio era bella. Ah, quella lì, ok. Vegas. Ah, c'è Vegas! Grandissimo Vegas, un saluto a Vegas. Ci racconti la tua più grande figura di merda? Ne ho fatte tante nella mia vita, ma tante. Però una in particolare a scuola. Sì, a scuola. Dove, allora, la professoressa doveva interrogarmi un giorno. E io non andai a scuola. Però, in ogni caso, mi vidi con un mio amico fuori da scuola. Anche lui aveva fatto forca. Andammo, tipo, non mi ricordo, a prendere un panino, a fare un giro. Non mi ricordo. Il giorno dopo avevo di nuovo la professoressa. Avevo però studiato stavolta. Mi interrogò e alla fine mi disse «Lepri, perché ieri non sei venuto a scuola?» E gli fa «Guardi, profe, non mi sentivo molto bene, sono stato a letto». E lei mi fa «Sicuro che sei stato a letto? Perché mi è sembrato di vederti in questa via». E io sbiancato, totalmente sbiancato, in una maniera assurda, ho detto cazzo di Buddha, troia. E nulla, poi ho cercato di rigirarla un po', gli ho detto no profe, non ero io, ero a letto, può chiamare anche mia mamma se vuole,
Per fortuna non ha chiamato, è andato tutto bene. È andato tutto bene. Perché porti gli occhiali? Perché porto gli occhiali? Perché senza occhiali non vedrei come vedo con gli occhiali. Cioè, se mi levo gli occhiali, non vedo come vedo con gli occhiali. E poi uno Stepney senza occhiali, avete detto tante volte voi, è come un kebab senza cipolla. Squadra preferita? Milan, anche se il calcio non lo seguo tantissimo, ragazzi, sono sincero. Quanti anni hai? Ho 20 anni, con quanto sei uscito dalla scuola di maturità? Sono uscito con 88 centesimi, non è male. Fai il tour della stanza? Lo farei volentieri, però la fotocamera, cioè la webcam è attaccata al computer. Cioè non la posso staccare, posso fare una panoramica generale, ma non c'è niente di... cioè è in disordine più totale, devo cambiare la stanza, ragazzi. Ti piace leccare il pube? Dipende, dipende. Se c'è della Nutella sopra, cotta con rosmarino, sì. Altrimenti no, altrimenti no. Cazzo, sono già le 5 e mezzo. Questo video, ragazzi, purtroppo mi sa che è terminato. Sei miope o astigmatico? Sono miope. Ragazzi, purtroppo, e mi dispiace veramente tanto, perché quando faccio queste live mi diverto veramente un monte. E la prossima sarà ad agosto, d'altronde, perché sono in vacanza fino ad agosto. E mi dispiace davvero tanto non poterne fare un'altra in questi giorni. Allora, ragazzi, io devo andare, perché stasera ho un impegno e devo ancora finire di registrare alcuni video per il canale. Allora, metterò la chat solo per gli iscritti in questo momento, per gli iscritti al canale di Twitch, che hanno dei privilegi, ovviamente privilegi che si faranno sentire ancora una volta di più quando arriveremo a settembre. Quindi che gli iscritti scrivano pure. Allora, saluto ovviamente uno ad uno tutti gli iscritti e risponderò anche alle vostre domande che leggerò adesso. Rapids Clan mi dice: ho venduto delle carte del druido per farmi il druido Murloc. Secondo te ho sbagliato? Dipende, dipende. Qual è il tuo scopo? Se il tuo scopo è farmare punti e stare a livelli bassi di rank, hai fatto bene. Se no, io avrei aspettato dare le carte di druido, eh. Allora, Spugno 80 dice: salutami. Un saluto a Spugno 80, un saluto a Tony PC Game. Un saluto a Giada Dede, che è l'unica ragazza iscritta a pagamento al canale, quindi un saluto speciale a lei. Un saluto a Francesco Spada, che dice: ho da dirti un paio di cose. Se rinomini anche il cavallo Groom, lo puoi cavalcare al contrario. Veramente? Però poi non si chiama più Orsi, si chiama Groom. Mi dispiace. Ocean 7, bella Step, bella Ocean, grandissimo. Il Nitro dice: Step, chi salveresti tra Dolly, Horsey e Porky Pig? Comunque ciao, no vabbè. Tra Orsi, Dolly e Porky Pig salverei Jeb, ragazzi. Jeb no, è troppo bello Jeb, mi dispiace. Va bene che Dolly è storica, ma Jeb pure, Jeb assoluto. Un saluto ad AlbiQ7, un saluto a Samuele08. Quanti anni ha il tuo gattone, mi chiede Spugno80. Il mio gatto ha circa 14 anni e al momento è in vacanza al mare con mia mamma e i miei nonni, perché loro sono partiti, dovevo andare anch'io, però avevo da fare i video per non lasciarvi senza video, mi sarebbe dispiaciuto troppo. Quindi di conseguenza sono rimasto a casa a registrare tutto soletto. Comunque, per chi volesse rivedersi questa streaming, ragazzi, vada sul secondo canale che trovate nella descrizione del primo, se non sbaglio, E quindi nulla, io vi saluto. Ocean 7 mi chiede: ho iniziato ieri a giocare a Hearthstone, mi consigli di giocare finché non ho abbastanza oro? Oppure di tanto prendere... No, non comprare i pacchetti con oro, eh. Più volentieri paga l'arena 150, ma non comprare i pacchetti con oro. Aggiornerai le spiagge che girerai? Io sono dell'Elba a Marina di Campo. Allora, potrò scrivere magari sulla pagina di Facebook se un giorno vado da qualche parte. Non c'è assolutamente problema. 14 anni ma è fottutamente immortale, sì. Il mio gatto è totalmente immortale. La chicca è indistruggibile. Allora, ora, visto che siete tanti, anche voi, che magari non siete iscritti, e sinceramente mi dispiacerebbe non poter salutare tutti, faccio così. Metto la chat, ascoltate, metto la chat in prima pagina, qui davanti alla streaming, e ve la lascio un pochino, mentre cazzeggio in giro per la stanza. Così in modo che vi rivediate anche nel... vi rivediate nel coso. Prova a dire tipere un goldon. Tipere un goldon. Che vuol dire? Sei mai stato nel Valdarno? Sì. Sono stato anche in piscina a Las Vegas. A me pensavo di aprire un server di Minecraft per gli iscritti. Devi trovare quello giusto però. Quello con tanta capienza, perché voi siete tantissimi, ragazzi. Allora ragazzi, riattivo la chat per tutti. Allora, vediamo se mi ricordo dove si fa. Riattivo la chat per tutti.
Saluto tutti gli iscritti, tutti coloro non iscritti. Aggiungo allora cattura schermo. No, non schermo, cattura finestra. Devo ancora imparare a usarlo bene questo programma, eh. Questo programma, lascialo alla vostra chat in modo che possiate rivedervi, ragazzi, nella streaming che verrà caricata sul secondo canale. Mi dispiacerebbe che non vi vedeste. Quindi farò così, farò così. Ok. Sì, tornerò al Comic Con di Napoli una volta che ci sarà, ragazzi, non vi preoccupate. Zurri e Step, dove piacerebbe viaggiare? Ragazzi, in America, sono sincero. Lascerò la chat qui davanti per un pochino, ragazzi, mi metterò un po' più in su. Ok. Così, bellino, mi piace. Così vi vedete anche nel video che verrà caricato sul secondo canale. Io, ragazzi, che dire, vi ringrazio davvero di cuore, guardate che pezzata ho fatto per streamare. Vi ringrazio per aver seguito la streaming, oltre 1000 di pomeriggio per me è tantissimo, sono davvero contento, grazie mille. Mi raccomando, mettete il follow per sapere quando saranno le prossime streaming, mi raccomando, fatelo, dovete farlo, se non lo fate vi taglio le gambe, ve lo giuro. E iscrivetevi al canale di YouTube se ancora non l'avete fatto, eh. Cioè, se non vi siete iscritti vi mangio le gambe. Mi sembra strano che siate qui senza essere iscritti. Oh, che diavolo, what the fuck have combined? Che sta succedendo, ragazzi? Che sta succedendo? Oh mio Dio! Si era mancato totalmente tutto, avete visto? Assurdo. Aspettate, voglio vedere una cosa prima di andarmene, poi me ne vado davvero, giuro. Perché, ragazzi, ho da fare tantissime cose ancora in vista di partire, devo ancora preparare la valigia, quindi pensate un po' voi, ok? Allora, ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito la streaming, vi voglio veramente bene. Prossima streaming ad agosto, perché purtroppo sono in vacanza, però video sul canale ogni giorno. Un saluto a tutti coloro che sono nella live. Fate conto che io vi abbia salutato tutti. D'altronde cercate di capirmi, non è semplice salutare quanti, quante siete? Salutare 681 persone, ragazzi. 681 persone. Non è semplice salutarvi tutti. Quindi, ragazzi, vi voglio bene, grazie per aver seguito la streaming, quando sempre è tutto.